Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Eccoci all'inizio di un nuovo anno liturgico che comincia con l'Avvento, un tempo di grazia che vuole ridestare il senso dell'attesa. Di che? Ecco, noi di solito vediamo l'Avvento come una preparazione al Natale. Per carità, è bello arrivarci con un cuore pronto, consapevoli del suo senso più profondo, ma soprattutto questo tempo vuole ridestare in noi il senso dell'attesa. Noi cristiani attendiamo qualcuno, il Signore che viene. Infatti noi attendiamo il ritorno di Gesù nella gloria, la cosiddetta parusia. Noi annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, quando avranno inizio cieli nuovi e terra nuova. Noi non la attendiamo come qualcosa di catastrofico, di pauroso, ma noi non vediamo l'ora che torni. Verrà colui che è morto e risorto per noi, che ci ha perdonato, che ci ama di un amore tenero, potente, salvifico. Ecco, noi siamo chiamati a risvegliare questa attesa, ad attendere qualcuno e tendere verso qualcuno. Con questa chiave noi possiamo capire meglio perché la Chiesa ci consegna all'inizio di questo tempo forte un brano del Vangelo austero. Gesù, volendo indicare cosa accadrà negli ultimi giorni, ci dà come paradigma Noè. Stava per avvenire un cambiamento, ma nessuno ci faceva caso. Ecco, immaginiamo simpaticamente la scena: Noè sta costruendo una nave nel bosco. Fa strano, no? Secondo i Midrashim ebraici, commenti ebraici, alcuni lo prendevano per impazzito. Chissà, magari qualcuno gli ha chiesto perché stesse facendo tutto questo, lui magari li ha pure messi in guardia, ma quelli continuavano come se nulla fosse la loro routine, al punto da non accorgersi di nulla, nemmeno del diluvio che è iniziato e che ha spazzato via tutto, perché erano presi dalle cose di questo mondo. Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito. Capiamo bene, qui il problema non è fare cose sbagliate, ma vivere per quelle cose. Vivere per saziare i propri appetiti, la propria fame affettiva, come se tutta la vita si esaurisse a questo. Noè viveva per qualcun altro, in relazione a qualcun altro, e si fa trovare pronto. Così Gesù dice, sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via, l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Qui non c'è un invito all'ansietà, ma una profonda e liberante verità. Io non sono il padrone della mia vita. Questo non è un peso, ma un dono. So che la mia vita riposa in mani più grandi. Che nulla è mio, ma tutto è un dono che mi è stato regalato perché lo faccia fruttare. Ecco, il Signore viene all'improvviso, mi visita. Cosa conta? Essere pronto a riconoscerlo, a dirgli i miei sì. Il Signore ci visita nelle cose che facciamo e noi possiamo viverle in due modi. Vivere unicamente per quelle cose, restringere la nostra vita ad un orizzonte finito, o vivere aperti all'infinito, cioè in quelle cose amare il Signore, donarci con amore per il nostro prossimo. In fondo, miei cari, qui c'è qualcosa di importante che non riguarda solo la fine della nostra vita, riguarda tutta la nostra vita. Si tratta di essere pronti al cambiamento. La vita, miei cari, è vita, è dinamismo, è dinamicità. Quante occasioni improvvise arrivano, quante prove e difficoltà inattese, quanti diluvi improvvisi si abbattono sulla nostra vita, quante cose che pensavamo imprescindibili ci sono state tolte. Persone a noi carissime, che mai avremmo pensato di non aver più accanto, sono state prese, tolte. Quanti, miei cari, vengono trovati non pronti, indisponibili al cambiamento quando questi bussa alla porta della loro vita. E così accade una cosa seria, che in quegli eventi uno cresce, qualcun altro rimane paralizzato. Se viviamo con i piedi per terra, ma il cuore in cielo, rivolto al Signore, certi del suo amore, capiamo allora come sia possibile vivere persino una cosa devastante, come la morte di due figli neonati, con lo spirito che animò la venerabile Chiara Corbella, che scrisse una lettera testamento al terzo figlio Francesco, nato grazie al sacrificio della sua stessa vita. Ve ne leggo solo qualche stralcio.
Carissimo Franci, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore. Viviamo per amare, per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli, Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio, Dio non ti toglie mai nulla. Se taglia, è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande e aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Chi è dunque pronto? Chi non ha dato il cuore alle cose ma a Cristo. Egli sarà preso, meglio, sarà accolto, non solo alla fine della sua vita, ma anche ora, accolto da Lui, teneramente stretto tra le sue braccia, interiormente consolato e rafforzato proprio in quei cambiamenti, in quelle prove, in quelle occasioni. Ecco perché il Signore ci dice «vegliate» e usa l'immagine forte del ladro, proprio per svegliarci. Non che Lui sia un ladro, ma la sua venuta può coglierci di sorpresa, come se fosse un ladro, se noi abbiamo dimenticato che non siamo noi i padroni della nostra vita. Il Signore ci chiama a vegliare, ad essere come l'innamorata che attende il ritorno dell'amato e qualsiasi cosa fa, attende lui. Ha un orecchio attento, è pronta a riconoscerne il sussurro, i passi. In fondo, miei cari, aspettare Cristo non è qualcosa di vago, di astratto, ma estremamente concreto. Non si tratta solo di attenderne la venuta alla fine dei tempi o alla fine della nostra vita, ma di riconoscerne la venuta già ora. Come dice un prefazio della Messa, Egli ci viene incontro in ogni uomo e in ogni tempo. Vivere l'Avvento significa saperlo riconoscere in ogni uomo e in ogni tempo. Miei cari, chi è il cristiano? Non è uno che fa soltanto del bene. In tanti, anche non credenti, fanno del bene. Il cristiano è chi riconosce Cristo negli altri e negli avvenimenti e li sa leggere con uno sguardo più profondo. E allora sai leggere dietro una sofferenza una possibilità, dietro un imprevisto o una difficoltà un'occasione, dietro una croce la salvezza, dietro il bisogno di qualcuno una chiamata. E allora lo possiamo incontrare nella sofferenza di una persona, nel sorriso di un bambino, in un incontro apparentemente casuale, nel collega sul posto di lavoro. E allora ha ragione quella semplice storiella con la quale voglio concludere, di quella donna che sognò Gesù, che le diceva che oggi sarebbe venuto a trovarla. Allora lei, piena di gioia, si sveglia e inizia a rassettare casa. Era domenica e per la premura di preparare non andò a messa. A un certo punto la chiamò un'amica, chiedendole se stesse bene, come mai non fosse andata in chiesa, provando a condividere con lei quanto fosse bella la liturgia del giorno. «No, guarda, oggi ho ospiti importanti, non ho tempo, devo preparare, poi ci sentiamo». Esce per fare la spesa, incontra un povero che le chiede aiuto, ma non lo degna nemmeno di uno sguardo. «Ho fretta, ho ospiti importanti!» Al supermercato incontra una conoscente, che le parla di un'amica gravemente ammalata, invitandola a chiamare, a farle una visita. «No, guarda, oggi non posso, ho ospiti importanti!» Arriva a casa, prepara tutto, ma non viene nessuno. Triste, se ne va a dormire. Quella notte sogna di nuovo Gesù. «Signore, sono delusa, mi hai detto che saresti venuto!» «Ma come?» le dice Gesù. «Mi sono reso presente nella messa. Per amore tuo sono sceso sull'altare e non sei venuta. Ti son venuto incontro mediante l'annuncio di una mia discepola e non mi hai ascoltato. Ti ho visitata attraverso un povero e tu non mi hai neanche guardato.
Ho bussato al tuo cuore attraverso il bisogno di una tua amica e non mi hai risposto. Cari fratelli e sorelle, riscoprire l'Avvento, come ci ha ricordato il Papa, significa ritornare a desiderare e ad attendere, per accogliere il Signore che ci viene incontro e anche per verificare il nostro desiderio di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. In fondo, l'Avvento dovrebbe essere una sorta di medicina, come un collirio che viene a restituirci la vista del cuore, per aiutarci a riconoscere Dio che si è fatto carne e che continua a venire in mezzo a noi, che continua a bussare ai nostri cuori, in ogni uomo e in ogni tempo. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.